Eccoci, ciao Giovanni, siamo oggi con Giovanni Evangelista, il collega assistente sociale. Salutiamo tutti gli ascoltatori di Web Radio, gli ascoltatori dei nostri canali e volevo appunto iniziare a farti delle domande. Ciao Maddalena, grazie per l'invito, è un piacere. Ciao Giovanni, allora innanzitutto la tua figura come professionista è molto interessante perché siamo sempre abituati a pensare all'assistente sociale come un dipendente della pubblica amministrazione. Invece tu, come pochi altri in Italia, state portando avanti lo sviluppo anche nel mondo privato del lavoro. Quindi ci vuoi raccontare qual è stata un po' la tua esperienza e che cosa ti ha portato a fare questa scelta? Allora, sicuramente ci sono tante motivazioni che mi hanno portato oggi a fare questa scelta, tutte molto consapevoli e molte delle quali venivano dalla pancia, nel senso comunque qualsiasi scelta che si fa deve comunque andare in linea con quelli che sono i propri valori. Nel mio caso comunque ho un vissuto di assistenza, quindi comunque avevo già questo imprinting. Detto questo, ho cercato di spendere quelle che erano le mie competenze professionali a servizio appunto di qualcosa che non solo mi piaceva fare perché sono cresciuto, sei in un ambiente in cui i miei nonni sono stati assistiti dai miei genitori, quindi un po' nella cultura dell'assistenza, ma soprattutto ho cercato di fare un'attività che fosse spendibile e sicuramente utile in questo periodo storico, in cui c'è un aumento chiaramente molto importante del numero di anziani e soprattutto un grande bisogno di assistenza. Poi un'altra cosa che mi ha spinto a ingegnarmi rispetto a questo tipo di attività è stata anche diciamo così, la pochezza delle altre strutture che comunque sono esistenti, che erano del tutto inadeguate rispetto all'organizzazione del lavoro, alla relazione che c'era con l'ospite. Quindi ho detto perché non metto a frutto quelle che sono le mie competenze professionali da assistente sociale per fare un servizio privato del quale da qui negli anni a venire ce ne sarà sicuramente un grande bisogno. Oltretutto questo tipo di azione che è diventata iper specialistica su questo settore, di fatto mi piaceva già di mio perché avevo già questo imprinting di tipo familiare, essendo comunque cresciuto insieme con la cura dei miei nonni a casa. Certo, ci vuoi parlare un po' di come ti è venuto in mente l'idea di creare questo modello di residenza per anziani? Come funziona il tuo modello e in che cosa si distingue dalle strutture pubbliche? Allora, fondamentalmente mi è venuto in mente perché la domanda guida è stata molto banale, molto semplice. Ho sempre pensato, se in questa struttura ci fossero i miei genitori, in che modo sarebbe perfetto, comunque come mi sentirei contento? Quindi ho attivato tutta una serie di procedure che fondamentalmente dovrebbero far parte della vita quotidiana, in realtà in ogni famiglia, all'interno di qualsiasi buona organizzazione, che hanno reso, mi piace pensare, la struttura assolutamente trasparente. Ti dico due o tre cose che secondo me differenziano anche quella che è la mia attività in questo caso. Non ci sono orari di apertura e di chiusura, quindi ogni ospite, ogni familiare ha la propria chiave, quindi può venire e entrare in qualsiasi momento. Sembra una cosa ovvia, banale, però la realtà delle strutture, soprattutto nel Lazio dove io opero, sono comunque fatte di strutture che hanno degli orari fissi, anche quelle autorizzate private. Quindi il fatto stesso che ogni familiare possa vivere strutture di questo tipo con la chiave o comunque con un'applicazione collegata alla telecamera che può comunque in qualsiasi momento della giornata poter verificare che cosa fa il proprio caro all'interno della struttura, la rende la differenza. Un'altra motivazione che la differenzia dalle altre, la mia struttura è proprio nel centro del paese, in pieno centro storico. Io sono a 10 metri dal comune, a 5 metri dall'ufficio postale, c'è il bar di fronte, c'è il barbiere. E inizialmente molte persone mi hanno scoraggiato ad attivare questo tipo di strutture lì dentro, proprio nel centro della vita, perché magari di solito vengono sempre attivate, aperte, fuori mano, nascoste, quasi come se si volesse nascondere qualcosa che comunque non funziona più bene, tra virgolette. Fammi passare questo concetto. Invece è stata una carta vincente il fatto di renderla trasparente, pur nella sua fragilità, pur accogliendo persone che hanno bisogno, diventa addirittura una forza perché poi in realtà si coinvolgono tutte quelle che sono le componenti di prossimità del paese, quindi la parrocchia, il medico di famiglia, il sindaco, il centro anziani, che invece di essere un ostacolo, diventano in realtà un valore aggiunto alle attività, all'integrazione. Fondamentalmente mi piace pensare a una cosa, che gli ospiti che vengono nella mia struttura devono avere ogni mattina un motivo per il quale alzarsi il giorno dopo.
Ognuno di loro si deve sentire importante. C'è chi dà a mangiare il cane, c'è chi innaffia tutte le mattine, c'è chi ripete, non so, pulisce la cucina. L'importante è che abbia un compito specifico, non deve essere particolarmente difficile, ma gli deve dare un motivo per il quale alzarsi la mattina. Ecco che è importante da assistente sociale, ho curato molto quella che è la relazione, non solo in termini di comunicazione con i familiari all'esterno, ma proprio all'interno di tutti i vari processi, quindi con l'ospite che è al centro, di questa relazione che lo fa sentire vivo e che lo mette nella condizione di avere un motivo per il quale alzarsi. Quindi si tengono, diciamo, le endorfine o comunque, le difese immunitarie si alzano, non si abbassano e quindi pur vivendo l'ultimo percorso della vita, magari con delle difficoltà, con delle demenze, si ha comunque la percezione di essere curati, considerati, di non essere dei numeri e quindi di vivere come quasi in famiglia, in alcuni casi anche meglio della famiglia. Certo, infatti, come dicevi tu all'inizio, gli anziani sono un fenomeno sociale in continuo aumento e purtroppo accompagnato a questo fenomeno c'è anche quello dei maltrattamenti a questi anziani che iniziano a inondare tutte le notizie, i media, eccetera, eccetera. Secondo te, perché questi anziani vengono maltrattati in numero sempre maggiore? Sì, Prego. no, fondamentalmente vengono maltrattati perché gli operatori che comunque hanno la fortuna di lavorare in questo settore non sono adeguatamente formati anche in termini di selezione. In realtà si tende a scegliere questo tipo di lavoro principalmente perché si ha bisogno di lavorare e quindi comunque, soprattutto se non c'è un'organizzazione chiara, cioè i responsabili delle varie strutture non iniziano a pensare che è importante avere degli operatori che non siano soltanto bravi in termini di competenze, ma siano soprattutto motivati e soprattutto degli operatori ai quali piace fare questo tipo di lavoro e quindi se non ci tengono, se non tengono alta l'asticella, di fatto avremo sempre degli operatori in burnout. In realtà anche qui si potrebbero scrivere 200 libri, servirebbero dei controlli maggiori in termini non solo di titoli acquisiti, ma anche di condizioni lavorative alle quali diciamo questa parte di operatori che di solito sono gli OSS, gli operatori sociosanitari che operano all'interno di queste strutture, dovrebbero operare, quindi in regola, dovrebbero essere continuamente motivati. Io, per quello che mi riguarda, mi piace pensare di aver scelto prima delle persone brave, poi delle persone con delle grandi competenze, prima delle persone quali piace fare questo lavoro, che comunque significa anche donarsi all'altro, un po' quello che facciamo noi assistenti sociali laddove operiamo in dei comuni o comunque in delle varie organizzazioni dove abbiamo chiaramente, riteniamo importante, diciamo, in questo investimento sulla relazione che è fondamentale anche nella scelta del personale. In realtà, si va incontro anche in un periodo storico dove appunto questi fenomeni di maltrattamento aumentano, quindi da qui a 5-6 anni probabilmente diventerà necessario avere le telecamere all'interno delle strutture in via obbligatoria e questo comunque potrebbe ulteriormente aiutare, ma credo che il deterrente maggiore è avere degli operatori formati, ma formati soprattutto da un punto di vista motivazionale, non da un punto di vista tecnico, perché comunque la differenza la fai sempre attraverso chi opera all'interno della tua struttura e non la fai mai perché hai acquisito un titolo o un attestato che poi di fatto magari se non sei seguito adeguatamente, se non sei pagato adeguatamente, se comunque accumuli 3, 4, 5 turni consecutivamente, se chi diciamo è a capo al vertice dell'organizzazione non ha rispetto per il tuo lavoro, è evidente che ai limiti personali umani che ognuno di noi hanno si aggiunge anche il malcontento e quindi la difficoltà chiaramente di riversare tutto il nostro burnout ovviamente sull'ospite, che in questo caso è la parte debole. Io dico sempre ai miei operatori: è come dovreste sempre avere un sassolino nella scarpa per avere la fortuna di lavorare semplicemente. Noi tutti lavoriamo perché ci sono degli ospiti e spesso ce lo dimentichiamo. Se tutti quanti riuscissimo ad avere questo sassolino nella scarpa che ci riuscisse a ricordare che il nostro essere è in funzione della relazione con l'ospite, con la quale abbiamo la fortuna di avere, probabilmente riusciremo a dare una valenza anche motivazionale maggiore a quello che facciamo. Poi ci possono stare le giornate storte, il mal di testa, ci può stare sicuramente una difficoltà particolare legata a un periodo della vita. Ecco, ma questo non può sicuramente condizionare chi dentro si porta una motivazione importante, ecco. Certo, senti, il nome che tu hai dato alla prima struttura, Padre Pio, da dove nasce questa idea di chiamare così?
Allora, in realtà c'è, mi fa sorridere un po', no? Perché c'è una doppia azione di marketing, c'è anche un'azione di marketing. Innanzitutto, personalmente, l'ordine della chiesa ecclesiastica che mi piace di più è quello dei francescani, quindi Padre Pio, a mio avviso, vedi anche la barba un po' che incarna la figura del santo, però in realtà non mi sono reso conto della potenza che aveva anche questo santo, no? Quindi ho pensato, comunque un uomo, io sono un uomo, mi piace l'ordine francescano, se è la povertà, il fatto di comunque vivere, tra virgolette, in aiuto agli altri, quindi mi è sembrato quasi naturale, anche un po', diciamo, ambivalente Padre Pio, no? Nella sua vita è stato alcune volte considerato un personaggio un po' al limite. Detto questo, mi sono accorto della potenza del santo quando ho acquistato, diciamo, per identificare la struttura, la statua e l'ho posta all'ingresso, e mi ha fatto ridere che appena posizionata, io ho fatto una fatica enorme con la macchina, l'ho portata, l'ho scaricata pesante, ero molto stanco, no, per questa operazione, però appena ho appoggiato la statua, come ti ho detto, la mia prima struttura è proprio al centro del paese, tutte le persone che passavano facevano il segno della croce proprio in un modo, capito, incredibile, nel senso che è un santo molto seguito, quindi questo sicuramente mi ha aiutato e mi ha messo anche nella condizione di poter fare presto un pellegrinaggio per, diciamo, ringraziare da questo punto di vista. Anche l'aspetto religioso è comunque importante all'interno della stessa e comunque per chi vuole, per gli ospiti che vogliono, ecco, c'è anche questo servizio che comunque aiuta a passare più serenamente il tempo. Ecco, allora, senti, mi sembra di aver capito quindi che tu hai coniugato un nuovo paradigma di struttura residenziale con un bisogno sociale molto forte che premeva quindi il fenomeno sociale della crescita, dell'aumento delle persone anziane e tu che crei un nuovo modello di struttura. Ora, se un giovane volesse seguire la tua strada, un giovane collega o un qualche altro collega volesse seguire la tua strada, cosa consiglieresti a questa persona che sta muovendo i primi passi in questo tipo di situazione? Allora, innanzitutto sarebbe un collega che decide di attivare questo percorso, sicuramente da un punto di vista economico, se vogliamo, sta percorrendo la strada giusta perché appunto ci sarà sempre un maggior bisogno, no, di questo tipo di strutture, perché comunque il carico assistenziale dello Stato non riesce a far fronte all'enorme bisogno, perché poi le badanti non tutte si comportano bene e insomma, tutti questi motivi, l'aumento delle malattie cronico-degenerative, l'allungamento della vita, quindi sicuramente sta imboccando la strada giusta. La cosa che gli direi è sicuramente di iperspecializzarsi su questo settore. La nostra professione è una professione bellissima, una professione di aiuto importante, però alcune volte rischia di essere un limite il fatto di sapere un po' di tutto. Poi alla fine non possiamo diventare degli specialisti, perché io so di minori, di disabili, di anziani, di mediazione familiare, di progetti, e in realtà rischio poi di essere tutto e niente. Allora il consiglio è quello: iperspecializzatevi su questo settore, sugli anziani, sulla normativa vigente, su che cosa serve per autorizzarle, sui progetti innovativi, girate, guardate, però specializzatevi su questo settore sicuramente. E poi per iniziare concretamente a fare un investimento di questo tipo, la cosa importante è inizialmente trovare una struttura, perché qualsiasi progetto per essere concreto e per potersi poi realizzare parte sempre da un qualcosa che già esiste. In realtà oggi è possibile aprire anche delle case famiglia per anziani, applicando la stessa metodologia, le nostre stesse tecniche, fatte da comunque professionisti del settore del sociale e della relazione, anche con delle piccole strutture, degli appartamenti per 4-5 anziani. Questo potrebbe essere un buon modo, però chiaramente ci deve essere anche quella passione, quel fuoco dentro che ti deve animare, perché benché le prospettive economiche sono comunque importanti, ce lo dice un po' i tempi di oggi, no? Anche il fatto l'insufficienza di poter gestire tante situazioni di bisogno di assistenza, è chiaro che ci deve essere comunque quella motivazione personale che ci deve spingere, perché altrimenti difficilmente, insomma, possiamo poi completare un bel progetto.
Ecco, Giovanni, tu ti occupi anche di formare le persone che vogliono aprire una struttura residenziale, di seguirle, di fargli da un po' Sì, dappertutto? esattamente, esattamente, sì, io mi occupo sia di formazione, quindi mi occupo comunque di insegno, ho la fortuna, mi chiamo insomma in corsi OSS o comunque per operatori sociali o comunque per formare il personale che lavorerà in questo tipo di strutture, quindi non solo quelle residenziali ma anche nei centri diurni, ma poi seguo anche i clienti e la cosa bella non sono tutti assistenti sociali, infermieri OSS che vogliono aprire queste strutture, magari ci sono anche altri professionisti che si rivolgono in questo caso a un professionista assistente sociale che gli fa un progetto che parte da tutto il processo autorizzativo, quindi il raccordo con l'architetto, il raccordo con la ditta che dovrà magari ultimare i lavori per la messa a norma in base ai requisiti regionali, per l'apertura e il funzionamento di strutture socio-assistenziali, ma gli passo anche tutto il processo operativo, che un po' è stata la carta vincente per la mia residenza Padre Pio, dicendogli sostanzialmente una cosa: questo è un modellino che funziona, tu puoi fare soltanto meglio. Te lo do, miglioralo, perché poi lo riadatti al tuo territorio, alla tua filosofia di vita. Quindi, però, sicuramente applicare questa, diciamo, cura nella relazione, questa trasparenza, questa organizzazione, porta a un risultato. Anche saper comunicare è importante, no? All'esterno quello che si fa porta a un risultato che economicamente porta anche il suo vantaggio. Non puoi fare altro che migliorarlo ulteriormente con delle idee che possano essere ancora perfettibili o sicuramente migliori. Quindi, mi spendo anche per altri professionisti che magari vogliono investire in questo settore, immaginando che nel prossimi 15 o 20 anni possa essere anche un mercato, tra virgolette, interessante. Certo, senti, quindi mi sembra di capire che uno dei caratteri innovativi sia la trasparenza con cui si può accedere alla tua struttura e con cui i parenti, Certo. anche degli ospiti, possono accedere. Mi pare di aver capito che un altro aspetto innovativo sta nel fatto che voi non lasciate le persone anziane così a passare le ore dentro la struttura, ma le coinvolgete quotidianamente Assolutamente, in certo. attività. Che tipo di attività proponete? Beh, c'è comunque un'animatrice sociale che comunque si occupa di attività di decoupage, comunque si vedono dei film insieme, ci sono delle discussioni, si fanno delle gite, chiaramente molto dipende dal grado di non autosufficienza degli ospiti, abbiamo anche un bel giardino, si cerca di coinvolgere ognuno per la sua specificità. Inizialmente, quando ho aperto pensavo che avere un grandissimo spazio all'esterno potesse fare la differenza, in realtà non è così, è sufficiente anche poco spazio, l'importante è che si motivano bene le persone a partecipare, fondamentalmente ecco è questo che fa la differenza, quindi diciamo molte delle attività vengono tarate rispetto alle esperienze degli ospiti che sono presenti in quel momento nella struttura e che ci aiutano a comunque a regolare l'intensità delle attività e soprattutto anche la diversa tipologia. Abbiamo fatto corsi di musica, facciamo comunque, c'è stato, viene praticamente a fare un istruttore a fare della ginnastica dolce. In questa fase abbiamo curato un progetto, Il nonno racconta, insieme con i bambini del catechismo qui, insomma, di Amaseno. Quindi ci sono diversi progetti molteplici e ti dico di più, la maggior parte di questi progetti prevedono sempre e comunque il coinvolgimento dei familiari, che anche in questo caso davvero danno quel valore aggiunto. Spesso ci sono degli ospiti che non hanno visite e quando arriva un familiare, magari che tu puoi pensare che viene anche 4-5 volte al giorno perché c'ha la chiave, te lo trovi. Innanzitutto è un deterrente per chi lavora e comunque deve stare super attento. E poi soprattutto dà un valore aggiunto anche agli altri ospiti, perché è sempre una casa animata in cui si litiga qualche volta anche, ed è bello anche questo. Credo che uno degli indicatori che possa far capire che una struttura funziona è anche il grado 6, non ci si para, non voglio mangiare con lui, mettimi dall'altro tavolo, ci si fidanza, si litiga anche per i programmi televisivi, però credo che queste litigate siano funzionali per avere una buona qualità di vita, per avere quella motivazione importante per alzarti comunque domani mattina. E invece se subisci in modo passivo diventa comunque un limite e ti spegni, tra virgolette, anche prima. Altri due indicatori mi piaceva dirti che mi fanno, quando mi capita di visitare altre strutture o per motivi lavorativi o comunque per dare dei consigli, sicuramente ci sono due indicatori importanti che mi fanno capire se una struttura funziona o no. Se ci sono delle fotografie recenti, quindi entrando nella struttura tu vedi delle fotografie recenti che raccontano di gli ospiti che ci sono stati o delle attività che si fanno e che
quindi identificano quel posto come se fosse casa, quello già è un primo indicatore. E il secondo indicatore ulteriore è quello del modo in cui l'operatore mantiene lo sguardo con l'ospite, cioè se l'operatore, l'host nella fattispecie, che nel 99% dei casi è chi opera all'interno di questo tipo di strutture, mantiene lo sguardo con l'ospite, sicuramente è una struttura che funziona, c'è cioè un alto grado di motivazione all'interno dello stesso. Quindi, senza dir nulla, si osservano degli elementi e sui quali, insomma, si parte per ulteriormente migliorare la qualità della vita, che poi è fondamentale. Certo, ecco, io credo che questo modello che tu hai pensato ti faccia onore perché non è solo aprire una struttura per anziani, ma è anche ripensare allo status di anziano come dinamico e non come la fine di qualcosa, ma come semplicemente una trasformazione di un momento della vita. Allora ti faccio una domanda un po' delicata che però mi viene dal cuore ed è questa. Cosa ti muove ogni mattina? Qual è il principio, il valore che ti ispira ogni mattina ad affrontare questo genere di situazioni? Perché comunque anche nella migliore delle ipotesi è una situazione dura, è un lavoro duro e non sempre allegro, ecco perché poi molti anziani vengono a mancare, eccetera, eccetera. Allora, qual è il valore che ti fa svegliare ogni mattina? Mi fa sentire utile, in realtà credo di aver messo a frutto quella che immagino, mi piace pensare sia la mia propensione naturale, con delle tecniche specialistiche studiate all'università e quindi anche rispetto alla mia professione che amo. Mi fa sentire utile, quindi mi dà una valenza importante, quindi comunque è un'attività che ha un valore. Mi piace pensarla così, poi magari alcune volte sarà così, forse qualche altra volta lo riuscirò a far meno, però il fatto di comunque pensare di avere un'attività che riguarda un po' la mia vita, la mia storia, perché te l'ho detto, sono cresciuto un po' in quest'ambito e credo che la scelta rispetto a quello che ci piace fare debba sempre nascere dal fuoco che ognuno di noi ha dentro, no? Rispetto alla propria vita, alla propria esperienza, al proprio carattere, fondendolo con la mia professione. Il fatto di immaginare di aver fatto qualcosa che possa essere utile mi aiuta ad alzarmi contento la mattina, sicuramente ad affrontare con lo spirito giusto quelli che non sono problemi, non mi piace usare la parola problemi, sfide, ecco, che ogni giorno ti presenta, però li fa un conto è affrontarle con uno spirito positivo, anche perché, ripeto, per avviare questo tipo di struttura devi avere anche un po' di coraggio, no? Un po' di incoscienza, però poi alla fine quando effettivamente fai quello che ti piace, ti diventa tutto molto naturale, non hai bisogno di essere programmato particolarmente. Quindi da questo punto di vista consiglio a tutti un po' di seguire, insomma, ecco, un esempio, questo oppure un altro settore. L'importante è iperspecializzarsi, perché un po' il limite degli assistenti sociali, un po' ho avuto la fortuna di girare anche per l'Italia rispetto un po' alla promozione della libera professione. L'idea di fare uno studio privato oggi non è ancora possibile, secondo quelle che sono le concezioni del servizio sociale o del segretariato sociale. Bisogna, a mio avviso, rendersi utili ad altre professioni. Quindi, se noi siamo bravi a iperspecializzarci su un ambito, su un settore, possiamo di fatto rivendere le nostre competenze, le nostre esperienze in fase di progettazione, di mediazione familiare per gli avvocati, di consulenza esterna, tecnica a professionisti che vogliono aprire e avviare case famiglia, case per anziani, centri diurni o piuttosto, non, insomma, ecco, lavorare fissi sull'immigrazione, ecco, iperspecializzarsi, perché un po' il limite della nostra professione è quella di sapere un po' di tutto, ma questo po' di tutto non è sufficiente per, diciamo, farci pagare poi una consulenza o comunque un lavoro da qualcuno al quale devi invece risolvere un problema e col quale devi comunque rivenderti, tra virgolette, professionalmente. Ecco. Certo. Ecco, senti Antonio, se i colleghi ti volessero contattare, come possono farlo per chiederti informazioni o per fare formazione con te? Guarda, in realtà c'è una pagina Facebook, quindi Giovanni Evangelista Consulente, o il profilo Facebook Giovanni Evangelista, oppure passare anche attraverso il portale di Antonio Bellicoso, quindi SOS Servizi Sociali, e quindi in questo caso da lì ci sono tutti i riferimenti per potermi contattare, quindi volentieri, insomma, mi farà piacere poter essere d'aiuto in questo.
Benissimo, io ti ringrazio tantissimo per questa Grazie a voi. chiacchierata e salutiamo anche tutti i nostri ascoltatori di Web Radio e dei nostri canali e ti ringrazio tantissimo, spero di risentirti in futuro e di sentire che la tua struttura, si è veramente Sono nate diffusa. diverse, non una, ma ce ne sono, ci sono tanti figli, no? Che se quindi è cresciuta da questo punto di vista. Io ringrazio te per l'ospitalità, ringrazio tutti gli ascoltatori e ad maiora, a cose ancora più grandi. Ciao, Grazie Giovanni, buonissima serata. buona serata. Ciao, ciao. Ciao anche a te. Ci sei?